Rospo, vieni pullavvato da un maranza a Vialecco, però scena un po' pietosa, un po' brutta Rospo, eh. Intervisteremo Rospo per capire, vediamo che cosa succede. E allora! $500, $800. Ah, prima. Sì. Ma così a caso, non ho capito cosa stava succedendo là dietro. Guarda, tutto incazzato, bro. Ma è ancora incazzatissimo, bro. È ancora incazzatissimo, raga, è incazzatissimo. Allora, ma è incazzatissimo, bro. Per chi non sa chi è Rospo, Rospo è uno streamer IRL. Io l'ho pure conosciuto. È simpatico, però lo sapete che io, nonostante tutto, a me IRL così non mi piacciono. No, vi devo dire la verità, perché se no non voglio essere un mentiroso. Ma andiamo avanti. Ma per me c'è sta IRL IRL, ragazzi. Vi dico la verità. Mi fai un Che altro volo, ti grande! prego, ne ho bisogno. È Scusa, non ho Rospo. sentito bene cosa hai detto? E allora, e allora, e allora. E allora! Questo? No. Poi io, c'è sta gente cagacazzi a Milano, eh. Cioè, dove fanno loro IRL, ci stanno i rompicoglioni che vanno là e te rompono il cazzo apposta. Ci mancherebbe, però. Oh, fermo, che cazzo fai, bro? Che cazzo stai facendo? Non toccare il telefono! Non toccare il telefono, coglione! Non toccare il telefono che ti stendo! Porco Non Dio! ti stendo. Cioè, ha toccato il telefono. A parte sta cosa pure non è secondo le regole di Twitch, è bannabilissimo. Non è che uno che tocca il telefono, io pure gli avrei detto, ah, coglione, ma che cazzo stai a fare? Basta. Poi se quello mi rimane da sotto, gli dicevo, oh, che vuoi? Basta. Però sta cosa ti stendo, un po' particolare, un po' particolare. Ma non ha detto niente di male, Ismail. Chi è cazzo è Ismail? È sempre un rischio, è sempre un rischio. È sempre un rischio, ste cazzo. Infatti io cerco sempre da tenermi lontano, ma perché a me mi rompe proprio il cazzo, le botte, le cose, andare a litigare. Che rottura dei coglioni, io sto tanto bene nella mia bolla. Cosa stai dicendo? Non toccare il telefono, bro, fidati. Fidati. Bro, fidati di non toccarlo. Fidati di non toccarlo, fidati. Fidati di non toccare. Non toccare il telefono, fidati. Perché sennò che succede? Rospino! Che succede se tocca il telefono? Io mi vado a toccare il telefono a Rospo. Io do così. Pam! Vabbè, ma sta tutto modificato secondo me il Rospo. Non lo so. Ma secondo me stavano tutti modificati. Era proprio una modifica generale. Penso, non lo so. Prima di là c'è. Cazzo, tu sei scemo, Rospo, stacca della live risolvi. Giù. Ah, frate, Judy, la mia unica paura è rimanere solo. Ti dico la verità. Ah, Rospo c'è il chain? Subito scemo Bello! di merda, ma vuoi toccarmi il telefono? Ma che stacco la live ti faccio capire? Ma pezzo di merda! Ma subito scemo di merda! Ma Madonna! vuoi che stacco il telefono ti faccio capire Troppo! un attimo come funziona? Già ieri ho fatto capire, ma quel coglione di merda! Guardalo! Fa il figo! Bro, ti spacco la bottiglia in testa! Dai, mi dissocio da queste parole! Mi dissocio. Raga, vi dovete regolare. Ma porco Dio. Cioè, ma. Cioè, raga, poi, il problema. Io ve lo dico, raga. Poi, quando. Se poi Twitch vede queste cose. Perché questo è altamente. Questo è permabannabile, raga. È perma qui. Perché Twitch è molto chiaro. Ma Twitch gliene frega un cazzo se è ubriaco. Twitch è molto. Ha delle regole, ok? Se poco poco vede una clip del genere, minacce, eccetera, eccetera, e poi ti permabanna. Poi non puoi piagne, eh. Poi non puoi piagne. Perché quelle sono le regole. A me dispiacerebbe pure, perché comunque ho un lavoro. È un aggravante da robe. No, frate, non è Caspar. Non è che mo tu fai il fenomeno, Caspar. Ma non è moralismo. È seguire le regole, che è diverso. Non è essere moralisti, è seguire le regole. Poi io, se volemo entrare in sfera coatta, c'entro pure io, eh. Senza problemi. Però io lo faccio fuori dalle telecamere. Non è un fatto di moralismo, è un fatto che devono stare attenti loro perché sennò i bannano. Uno lo dice per loro, a me poi che cazzo me ne entra in tasca. Capito? Sono pericolose queste IRL. Una cifra. Se tu ne vuoi fare del tuo lavoro questa cosa di Twitch, devi stare attento con queste cose. Non mi sembra che Twitch l'abbia toccato, Rubì. Perché non se ne sono accorti? Perché non se ne. A me mi hanno bannato. A me mi bannarono per una cazzata. Però ammetti che se ne accorge e succede qualcosa. Poi, raga, oh.
Io amo Aaron Monte and Ward. No, scherzo. Io poi, io, regà, io dico la mia. A parte, io posso dire la mia su qualsiasi cosa, non sto fermo alla lista, però sto attenti. A me mi segnalarono una volta, ma so pure chi cazzo mi segnalò e mo le guardito, eh. Ma che è quello che fa? Ma che pippe mentali ve fate? Ragazzi, che pippe mentali ve fate? Mamma, un coglione. Muta un secondo, sì. Raga, sacco la live, ci vediamo tra poco. Give me a bag, steady type of cash on my bro and that same shit. No, we don't fucking on lame, bitch. Can't even... Io posso dire, ragazzi, che il contenuto di Rospo alle volte è un po' greve. So sincero. Lui come persona non mi ha mai fatto nulla, anzi lo inviterò anche in un'intervista. Che Panetti comunque si è fatto male alla mano, è successo un casino. È successo un marasma. Io a parte queste cose del menasse, queste cazzate, non mi interessa più falle, dico la verità. Ma ve l'ho sempre detto. Anzi, vi faccio vedere proprio sta clip che non era in programma, che è la reaction Social Boom, che ne pensa? Andiamo a vedere Social Boom, ragazzuoli. Ora voglio discutere un attimo seriamente con voi, perché la situazione è abbastanza pesante. Cioè, nel senso, raga, cioè, se Panetti si è rotto una mano per una roba successa in Viareco, vuol dire che la situazione non è leggera. Perché Panetti non è un... non so io, capito, è Adun, è uno bello grosso. Quindi vorrei capire un attimo che è successo. Vabbè, ma che vuol dire che è bello grosso? Oh, si rompi il cazzo. Non so cosa è successo, so. Infatti Panetti si è rotto una mano. E poi col lavoro che fai, porco due, te rompi una mano, frate. C'è un po' user mouse, come fai? Ma poi la gente come cazzo sta, però via, vammena. Ma come cazzo te va? Poi io erisse, rotto il cazzo. Vabbè, se gli sono andati addosso. No, ma andiamo a vedere Social Boom. Si possono vedere in live? Quando vai degli Elite mi sto organizzando. C'è gente che vuole conoscermi di Milano, eccetera. Tutti in Vialecco, tutti in Vialecco. Siamo tutti qui a divertirci. Non ho più forza per rullare oggi. Perché? No, non ho più forza per rullare oggi. Che succede? Dai. No, non ho più forza per rullare oggi. No, non è, dai. Ma come non tu hai neuroni in testa? Che succede, social? Che succede? Uno che dice all'altro che è un... cioè... uno che dice all'altro come va e l'altro che gli risponde non lo so. Ma dai. Cioè, Rospo. Ma c'hai più tatuaggi che i neuroni allora? No, no, mi dissocio. Social Boom, che dici? Ma che dice Social Boom? Per tutti i Maranza di Milano, sono in Vialecco, venite. Ok, sono d'accordo con Social Boom. Quindi che è un cercare lo scontro? Corpo. Sì, corpo, Rospo. Ma questo è cercare uno scontro? Ragazzi, se c'è gente... Attenzione, Social Boom. No, questa non l'avevo neanche vista, vabbè. No, vabbè, ma veramente, frate, tatuati un neurone in fronte così nei tre finalmente. No, Social Boom. Ma scusami. Ma... cosa... come devo commentarla questa? Beh, oddio, qui Social Boom c'ha un po' ragione, eh. Cioè, porco din, ci fai una storia, tipo se faccio una storia io a tutti i coatti di Roma, sto qua, venite che ve rompo il culo. Cioè, capito? Listichi, poi se succede il casino, cioè, un po' di incazzo. E infatti sono arrivati e li hanno picchiati, ma è ovvio. Boh. Allora sei andato a cercare, io stavo... Ora vedi il codice, amico, vedi il col... Vaglio. Oh. Ma che è sta cosa? Oh, la macchina, ma che è? Oh? Ma che è Far West? Grazie Simo. Che qui siamo a secco. Grazie Simo, ma che è sta cosa sulla macchina in piedi? Porca puttana. Cazzo che grande! Ma Scico mi ha fatto via un corpo. Maranza pure in viale, ecco, muoverà. No! Mamma mia, se mi salivi a me sulla macchina, facevo una retromarcia, te facevo vola come una lattina. Mi dissocio, sto scherzando ovviamente, parlo di GTRP. No! Era la mia safe zone. Ah, safe zone? Fermo. Prima rissa di Vialecco. Io ma che porti? Prima di sei a Lecco.
Ah, è proprio un programma? Non sto capendo, Rospo. Però chiederò quando... Sono curioso di intervista Rospo. È proprio un programma di Twitch. Vabbè, fa ride. È forte Rospo. Prima di Saialecco, domani ci spostiamo in Marizza. È greve come cosa, eh? Io non voglio più vivere su questo pianeta. Lo so, chi lo dici, social boom. Io voglio vivere su Marte. Quando è che si sbriga Elon Musk a colonizzare Marte? Ma scusami, ma c'è... Ma quando è che si sbriga Elon Musk a colonizzare Marte? Vabbè, mando a social cioè, boom. Ma non puoi fare le storie che mi dici di venire. No, raga, cioè, nel senso, cosa devi fare? Il socio. Cioè, io in Vialecco ci andavo non perché fossi un trofeo. Ci andavo perché era un bell'ambiente, tranquillo, poi non ho nulla contro le persone omosessuali, lesbiche, gay, trans, non ho assolutamente nulla, quindi non è che mi dà fastidio stare in... Anzi, molti sono anche più simpatici delle persone etero che conosco. Però c'è un limite a tutto, raga. Cioè, nel senso, a me non frega niente, io adesso prendo, cerco un'altra zona di Milano come ho fatto con Vialecco e... Allora, Rubi, praticamente sono arrivati due ragazzi di 2 metri, tutti fatti, facendo insulti e picchiando gente a caso. Ah, così a caso? Questo lo vede? E vanno... Ma pensa della gente come sta messa. Pensa della gente come cazzo sta messa. Vabbè, ci stanno sti personaggi, a me pure è capitato, eh. Cioè, a me pure nella mia vita, ragazzi, è capitato che ho fatto una rissa, cioè, perché una volta hanno toccato mio fratello, però a me mi sono rotto pure il cazzo.